No al razzismo dei vinili. Anche i colorati suonano veramente bene, a differenza di altri. Adesso vi spiego. Perché questo Picture Disc Universal di Supertramp suona benissimo? Perché questo splatter trasparente con schizzi rosa di sangue degli Exodus suona benissimo? Perché questo Via dei Goblin uscito per Record Store Day, contenente vari brani dati al 75 al 79, suona da Dio? Adesso vi faccio ascoltare Profondo Rosso. Avete sentito? Allora, tutti questi dischi sono fatti con vinile puro al 100%. Quelli che avete a casa e che frusciano e scrocchiano, nella maggior parte dei casi, non sono composti da vinile, ma da silicone polarizzato misto a plastica. Si piegano se voi provate a spremerli. Attenzione, quei vinili sono letali per le puntine iperellittiche e quasi tutti sono di provenienza di bootleg, comunque di case indipendenti che nulla hanno a che fare con le major. Evitateli come la peste.